Amici pesca sportivi, eccoci qua in viaggio per andare a intraprendere una nuova avventura di pesca, di surf casting. Quest'oggi ci stiamo recando ad Orosei, nel golfo di Orosei, perché ci hanno segnalato la presenza delle razze. Come sapete, la tarda primavera è il periodo più indicato per poterle catturare col nostro stile, con la nostra disciplina, cioè col surf casting. E quindi per testare le canne della Surf Italy, in particolare la nuova mitica 225, vogliamo andare a pescare questi pesci che dal punto di vista sportivo sono molto interessanti, molto combattivi ed hanno anche l'esatta dimensione di quello che una canna riesce e può fare al cospetto di un pesce che può raggiungere tranquillamente i 5-6 kg. Quindi siamo già quasi giunti in spiaggia, appunto nel golfo di Orosei, e tenteremo questa nuova avventura a pesca proprio per divertirci e testare le canne Surf Italy, e speriamo per farvi divertire anche a voi dal momento in cui vi metterete a guardare questa nostra esperienza tramite i nostri canali. Eccoci arrivati a Orosei, adesso ci rechiamo dal nostro amico Giorgio Lui, in negozio Il Frangente, a ritirare un po' di esca che avevamo ordinato. Andiamo al Frangente, ragazzi! Tengo la posizione. Cari amici pescasportivi, eccoci qua nel punto vendita Il Frangente di Orosei. Siamo col titolare Giorgio e con chi ci accompagnerà questa sera a pesca, Pasquale e Antonello. Ovviamente, come abbiamo detto poc'anzi, andremo a tentarci la razza, perché questo è il periodo in cui loro fanno la loro accostata a riva per depositare le uova, quindi stiamo parlando di tarda primavera. Giorgio ci ha messo a disposizione un po' di esche, tra cui, come potete vedere, coreani, americani e bibi. Sappiamo tutti che la razza predilige i tranci di sardina, i salsicciotti di sardina, però non disdegna un buon innesco di americano, un buon innesco di bibi o anche una bella strisciolina di calamaro. Dunque, questa è l'esca che ci ha messo a disposizione Giorgio. Andiamo in spiaggia a vedere, a provare e a tentare le razze. Eccoci qua in spiaggia, siamo a Subarone di Orosei e Antonello Nanni ci ha portato in questo preciso punto perché pare che il fondale sia ancora più accentuato e le razze proprio in questo preciso punto dovrebbero, e usiamo il condizionale, venire a depositare le uova. Nonostante sia fine maggio, quindi tarda primavera, oggi c'è una giornata abbastanza ventilata, vento di tramontana, e quindi questo in parte potrebbe, come dire, pregiudicarci un po' la pescata. Noi ci proviamo lo stesso, anche perché la Surf Italy ci ha dato in dotazione una bella batteria di canne, tra cui l'ultima nata di casa Surf Italy, la mitica 225, ed è proprio con queste canne qua e con altre canne ovviamente della casa italiana che proveremo e tenteremo le razze. Chiaramente le razze vanno tentate con il classico salsicciotto di sardina, ma non ci precluderemo anche qualche altra preda, e in questo caso, proprio perché Antonello di Orosei conosce bene la spiaggia, ci dirà quali sono le probabili altre prede e quali esche useremo per poterle insidiare con un certo successo. Ciao a tutti! Le altre prede che cercheremo di insidiare sicuramente a quest'ora saranno le mormore e le leciastella, che proprio in questo punto sono numerose. Logicamente la marea adesso non è proprio, diciamo, ideale. Iniziamo a preparare il tutto e cercheremo qualche grufolatore, come ho detto prima, qualche pesciotto di galla, e poi in tarda serata, o meglio all'imbrunire, si cercherà di insidiare la razza, come ha detto poc'anzi Antonio. Abbiamo già fatto altre due o tre pescate, le razze ci sono. Speriamo che non ci condizioni la serata questo vento di tramontana, che dovrebbe, come dice il nome, tramontare col calare del sole. Ok, a dopo ragazzi. Allora, tutti in spiaggia, ci vediamo dopo. Ciao. Thank you.
Ragazzi, questa è la mitica 225, l'ultima produzione di Casa Self Italy, una canna in tre pezzi, e appunto 225 sta a significare la massima potenza che questa canna può lanciare, praticamente zavorre da 8 once. Una canna dalla serigrafia accattivante, anche simpatica, tutta colorata dal piede sino all'apicale, alla cima. Come potete vedere, nel vettino, il vettino, la parte finale del vettino ricoperto di carta rifrangente, questo ci permette di notte, illuminandola col fascio luminoso delle nostre lampade da testa, di poter vedere molto bene quello che è il movimento della cima, eventualmente quando ci sono delle tocche, delle mangiate. Una canna dunque abbastanza potente, in tre sezioni come abbiamo detto, molto rigida nella parte del manico, come deve essere una canna di una certa potenza, e difatti noi proviamo a piegarla, ma la canna, come vedete, si presta poco alla nostra pressione. Poi abbiamo la parte del furto, cioè la parte centrale della canna, e qui la canna progressivamente inizia ad ammorbidirsi, questo perché chiaramente deve permetterci di poter avere una certa flessione in fase di lancio. La cima, infine, la terza parte della canna, è in carbonio tubolare. Questo sicuramente gli dà meno sensibilità, anche se devo dire che di sensibilità in questa cima ce n'è. Però ovviamente in fase di lancio e anche con grosse prede allamate, il carbonio tubolare ci dà maggiore, come dire, concretezza, maggior rigidità nel lancio e anche una certa resistenza nei combattimenti. Nonostante ciò, la cima è tutto sommato morbida, quindi una canna che si presta bene per i lanci inside angolato, ma altrettanto bene per il ground. Più tardi, quando avremo montato il mulinello che effettueremo i nostri lanci, potrete vederla in azione sia con i side angolati che con il lancio ground da terra. Una canna nel suo complesso molto bella, 8 anelli che gli permettono appunto di essere abbastanza omogenea. La placca portamulinello ugualmente molto bella, molto ben strutturata, e le finiture, come potete vedere, le legature, che fanno parte ovviamente della parte elegante della canna, sono molto ben eseguite. Nel complesso dunque una canna che serigraficamente è molto bella, che è tosta da usare in pesca ed è come dire alla portata di tutti, è per la pesca e per il prezzo contenuto con cui Casa Self Italy la sta offrendo ai nostri amici pescatori. Questa, ragazzi, è la mitica 225, l'ultima nata in Casa Self Italy. Potete vedere, per il salsicciotto di sardina adopero un amo in acciaio numero 1 e un filo for carbon dello 0,32, anche perché vogliamo essere sportivi, quindi dare la possibilità eventualmente ad una preda allamata di poter tagliare il filo e di poter andare via. Lo leghiamo e fra qualche istante prepareremo il nostro salsicciotto. Nonostante il sole sia ancora bello alto, cercheremo di, come dire, di pasturare il posto, di creare il classico odore di sardina che le possa attirare. Bagniamo, ovviamente sarà anche antiestetico da vedere, ma le legature vanno bagnate, altrimenti rischiamo di bruciare il filo. Nonostante l'occhiello, cerco di fargli una legatura come se fosse un amo a paletta. Stringiamo bene il nodo.
Ecco qua, tagliamo come al solito il filo in eccedenza. Il bracciolo è pronto, poi lo taglieremo dalla lunghezza che vogliamo noi e qui iniziamo a fare subito il salsicciotto di sardina. Come potete vedere ci sono delle sardine belle fresche, per non fare dei salsicciotti troppo voluminosi prenderemo una parte solo della sarda, eccola qua, e come si usa a fare metteremo la parte della carne all'esterno di modo che possa rilasciare più velocemente il suo profumo. Chiaramente abbiamo necessità del filo elastico e con qualche giro fermiamo l'innesco. Adesso lo posizioniamo intorno all'amo, dopodiché possiamo anche lavorarlo con una certa calma. Un salsicciotto alla fine che non sarà troppo grosso, per non essere troppo selettivo. Ecco qua, qualche giro di filo elastico e il gioco è bello che fatto. Gli diamo due nodi, tiriamo l'amo in modo che non sia troppo scoperto. Ecco qua, continuiamo a fare qualche giro di filo elastico. E il nostro salsicciotto è pronto. Lo buttiamo subito in acqua e vediamo se riesce ad attrarre le nostre amiche razze. Ciao ragazzi, allora come ho detto prima siamo appena arrivati in spiaggia, abbiamo già lanciato, siccome sono le 5 di pomeriggio e ancora abbastanza presto stiamo cercando come ho detto prima di insediare qualche lecciastella, quindi qualche pesciotto di galla. Abbiamo messo due braccioli flotterati con della arenicola e del coreano, mentre cercheremo poi di sondare i primi dalla battiglia, i primi 30-40 metri con la Beach Specialist, e cercheremo di fare una pesca molto più leggera. Nel frattempo ci prepariamo i nostri trancetti di sardina, come vi ho detto prima, perché la pesca stasera è mirata a questo grosso predatore, e vediamo un attimino il proseguo. A tra poco. Spiaggia abbiamo portato anche delle arenicole, perché quando c'è ancora giorno speriamo di poter prendere qualche lecciastella, qualche mormora diurna. Queste sono le arenicole che noi riusciamo a trovare lungo le nostre coste e quindi sono del posto e dovrebbero risultare maggiormente catturanti. Innescare l'arenicola non è per niente difficile, cerchiamo di infilarla dalla parte della testa, la facciamo correre sul lago, dopodiché, visto che è molto grande, possiamo fare tranquillamente due inneschi. Proprio una bella arenicola, abbiamo cercato di non romperla per non fargli perdere il suo sangue, il suo liquido che ha un potere altamente catturante. Per spezzarla in due pezzi basta fare un po' di pressione al centro dell'arenicola, ecco qua vedete il suo sangue dal potere altamente catturante, e ne innescheremo una parte nel bracciolo alto che ho preventivamente flotterato e uno nella parte bassa. Andiamo a fare l'innesco. Doppio flotter, uno colorato di rosso e di giallo, in modo che possa fare una certa luce dentro l'acqua, abbia una certa colorazione,
e chiaramente stiamo provando ad insediare le lecciastella che in questo periodo hanno già iniziato la loro accostata verso riva con il primo caldo della stagione. Speriamo siano già presenti in questo tratto di mare. Noi comunque le puntiamo, e l'altra parte dell'innesco nel bracciolo che faremo poi lavorare appoggiato al fondo, e qui chiaramente andremo alla ricerca di qualche grufolatore. Potrebbe essere qualche orata, qualche mormora. Non dimentichiamoci che anche le grosse orate vanno ghiotte di arenicola. L'arenicola è un'esca universale con la quale si può catturare di tutto veramente. Voi forse non lo potete sentire, ma il forte odore che emana, che sa di mare, di ricci, di cozze, è un insieme di tutte queste cose ed ha un potere veramente molto catturante verso tutte le specie. Adesso andiamo a lanciare. Amici pescasportivi, ormai siamo all'imbrunire e chiaramente, come sto facendo in questo caso con la Powered 170, oltre a tentare le razze stiamo provando con delle arenicole, con dei bibi, con degli americani, qualche pesce bianco come si suol dire, quindi mormore, qualche occhiata. Copartonello Nanni ha già preso una mormora discreta che abbiamo prontamente filmato e fotografato. Delle razze ancora non abbiamo visto nessuna tocca, ma confidiamo che col buio possano venirci a trovare. Come vedete avevamo messo alcuni braccioli con dei flotter colorati, con delle arenicole come innesco e dei coreani. Noi ragazzi ci stiamo provando, il pesce ancora non si è fatto vedere. La cosa buona è che il vento, aveva ragione Nanni, si è calmato, la tramontana si è calmata e quindi ci sta dando una bella tregua. E confidiamo di poter finalmente trovare queste razze, non fosse altro per farvele vedere. Poi chiaramente, essendo una specie protetta, le rilasceremo, e questo fa parte ovviamente della sportività di noi pescatori che amiamo frequentare le spiagge. Noi siamo in pesca, ci proviamo ragazzi, sta facendo buio, sta arrivando l'ora migliore. Guarda dove l'ho preso. Fuori. Guarda l'amo, guarda dove è, sotto il labbro. Eccola qui ragazzi, un'altra bella mormora pescata da Mario che ha richiamato la nostra attenzione. Purtroppo le razze ancora non sono arrivate, ma c'è la mormora. Mario, questa è la tua. C'è la luna e purtroppo ancora le nostre amiche razze non si sono decise ad addentare i nostri inneschi, però le mormore stanno entrando e quindi divertiamoci con le mormore. Bravo Mario!
Amici pescasportivi, stavamo cercando la razza. Ed eccola. È partita la canna. Ecco, la mitica. Come potete vedere, la canna è piegata. Prendiamo la sezione. Dai, dove è giunta? È una bella razza, ragazzi. Però ci ho mandato 2 o 3 chili. Non c'è 4 o 5, perché l'ho sollevata dal fondo. È partita la canna, l'abbiamo lasciata sfogare, avrà portato via 20 o 30 metri di filo. Qua abbiamo dato una ferratina. Ragazzi, è bella grossa, sta andando verso sinistra. Vediamo, non vado a prendere le altre canne. Abbiamo qui, come abbiamo detto, a Rosei c'è sempre un bel gradino di risacca. Sta andando verso sinistra. Speriamo che non vada sugli scogli, sta partendo. Non c'è verso, non c'è verso. Parte. Inquadra la frizione. Dai, dai, proviamo. È un bel pesce. Speriamo di poterla almeno inquadrare prima di liberarla. Come potete vedere, la mitica sta lavorando alla perfezione. Adesso sta andando verso destra. Vieni, vieni. È un bel pesce, ragazzi. Vediamo di poterlo inquadrare. Poi ci facciamo le foto. Abbiamo messo uno 0,35 di bracciolo. Ormai ce l'abbiamo vicina, Chiedo all'operatore di scendere se possiamo almeno inquadrarla. Ragazzi, qui sotto, Aspetta. Si vede? Tira ancora. Vieni, vieni, porta la scuola. Dai, dai, che la, dai con l'onda, dai. Vai con l'onda. Ecco come gradino. E non gradino, non gradino, ragazzi. Vai, vai, vieni, vieni adesso, già già. Vieni con l'onda, vieni, vieni, vieni. Ecco. Ed ecco la bestia, una bella razza sui 4-5 kg. Eccola qua, ragazzi, occhio al pungiglione. Eccola qui, ragazzi, la stavamo cercando. Bellissima. Ed è arrivata. È bella grossa, proprio una bella, guardate come è lavata. Guardate, adesso proviamo a slamarla e gli ridiamo la libertà, guardate. Eccola qui, l'abbiamo slamata. Proviamo a ridargli la libertà. Chiaramente bisogna stare molto attenti al pungiglione. La giriamo. Eccola qui, ragazzi. Dai che riacquista la libertà. Dai che ce la facciamo. Vai bella, vai. Eccola, ok, via, ecco come parte. Avevamo un bracciolo da 0,35 e un amo a gambo lungo. Come potete vedere, anche l'amo ha fatto appieno il suo lavoro, un amo non troppo grosso, proprio perché ingoiasse il boccone. Abbiamo visto le sue ripartenze, ragazzi, siamo contenti. Perfetto. Eravamo venuti a cercare le razze e abbiamo trovato le razze. Coraggio, ragazzi, magari ne arriva un'altra. Cari amici pescasportivi, ormai è la chiusura di questa battuta a pesca, siamo rimasti solo io e Pasquale perché Antonello Nanni e Mario Lianas, per motivi di lavoro, domani mattina si svegliano molto presto, sono dovuti andare via. Io li ringrazio comunque per aver partecipato a questa sessione di pesca. Ovviamente, prima di chiudere, ringrazio la Self Italy che ci ha messo a disposizione ancora una volta una bella batteria di canne, tra cui la mitica 225 che vi ho presentato questo pomeriggio quando siamo arrivati in spiaggia. Ha fatto appieno il suo dovere, l'abbiamo vista lavorare con un pesce, noi l'abbiamo stimato in 4-5 kg, ma forse non lo era, forse era sui 3 kg,
più correttamente bisogna dire che era sui 3 kg, però la canna ha lavorato molto bene. I fili, sia quelli della bobina che per i braccioli, abbiamo usato il Super, il filo che la Pesca Fishing Shop sta distribuendo in tutta Italia. Hanno lavorato alla grande, uno 0,35 come avete visto, ha portato a terra e senza raffiarla l'abbiamo spiaggiata, perché giustamente le razze sono specie protette e vanno liberate. L'abbiamo spiaggiata, l'abbiamo portata a terra. Ringrazio il filo Powered Super Soft, ringrazio la Surf Italy, ringrazio l'operatore Pierpaolo Bruno, che non potete vedere ma è dietro la cinepresa e sta facendo veramente un grande lavoro. Ringrazio ancora una volta Pasquale, ringrazio Antonello e Mario. Vi salutiamo dal Golfo di Orosei, da Subarone. Pasquale, allora cosa mi sai dire? Un'ultima battuta sulle Surf Italy. Ma diciamo che sono canne, c'è la donazione di fusto e di punta che con un buon ground ci riesce ad arrivare a distanze anche ottimali, diciamo. Quindi Pasquale, le attestate, sono contento. Alla prossima ragazzi, al prossimo video di Surfcasting TV.